Buongiorno, benvenuti o bentornati in un nuovo vlogmas. Stamattina mi sono svegliata, 7:30, dovevo andare al bagno, ok, fine. Mi sono messa a dormire, mi sono risvegliata e vedo i messaggi di Rosalba, ha nevicato tantissimo. Ovviamente io me lo sono perso perché era tipo alle 9, io mi sono svegliata alle 7, poi mi sono messa a dormire, vabbè. E adesso mi sono affacciata ed effettivamente c'è un nevischio sulle macchine. Non so se percepite quella robina bianchina anche lì sopra il tettuccio. Cerco di aprire ma fa freddissimo perché adesso fanno esattamente meno 4 gradi. Stasera arriverà a meno 12. Ecco, così si vede probabilmente anche lì sopra. Allora, la mia idea oggi in realtà era di rimanere qui a casa. Devo tagliare il pelo Ami e volevo anche cercargli di fare il bagnetto, così lo lascio al rosso, tutto sistemato. O almeno comunque tagliargli il pelo, se non che magari non riesco a fare il bagnetto, perché prima volevo comprare tipo una ciotolona o qualcosa dove metterlo, però vediamo, cioè le brutte si fa. E poi volevo iniziare a capire e vedere cosa mettere in valigia, perché assolutamente domani devo iniziare a farla. Primo, come al solito, si fa la colazione perché altrimenti non connette il mio cervello. E poi cosa volevo fare domani? Tra l'altro volevo anche andare al cinema, perché ripeto, con queste temperature che cosa vuoi fare se non queste attività? Volevo andare col signor fidanzato, che almeno ci vediamo domani, che è appunto domenica. E poi, vabbè, ovviamente viene martedì per accompagnarmi in aeroporto. Il problema è che devo capire che film c'è, perché io volevo andare a vedere solo Enigmista, perché sì, lo so che in Italia è uscito forse più di un mesetto fa, perché mi ricordo la Giulix me l'aveva detto. Purtroppo qua l'hanno messo un mese dopo, quindi staremo a vedere. Cinema preferito, che cosa ci propone? Come sapete è quello di, ditelo insieme a me, bravissimi, se avete detto Young San è quello giusto. C'è, domani c'è, potremmo andare effettivamente. Ora glielo propongo, vediamo cosa dice, perché ovviamente insomma anche lui magari ha degli impegni. No, c'è anche il tour dei Seventeen, avevo detto che ci andavamo con Ross. Mi sa che non succederà. Ora propongo sia oggi sia domani al signor fidanzato. Certo che se andiamo oggi, letteralmente adesso è questa la situazione, verso anche, non dico tardissimo, verso le 9, le 8, è meno 10. Eccoci qua. Beh, domani non è che sia meglio, domani c'è un po' più di sole, però comunque va freddo. Tanto ci dobbiamo abituarsi alle temperature, quindi solito canale, solito crash landing on you, ve l'ho detto. Io tengo sempre il 507 perché non la guardo la TV coreana, mi è arrivato su questo canale, fine. Sempre crash landing on you. Eccoci qua. Sono la settima, episodio 5. Dovete sapere che la settima stagione di The Vampire Diaries è quella che non mi piace molto. Diciamo che la mia preferita in linea generale è la 5. Quasi sempre la 5 comunque, di qualsiasi serie TV. Inizia il momento tragico adesso, perché il signor Ami si deve tagliare le unghie. Allora, premessa: qualche tempo fa era bravissimo. Cioè lui, il cane perfetto, si fa tagliare le unghie, si fa fare il bagnetto, si fa asciugare col phon, nessun problema. Okay. Ultimamente, tragedia per tagliarsi le unghie. Cioè, iniziamo, tempo che si accorge cosa sto facendo, quindi riesco a tagliare magari due o tre unghiette. Il pazzo diventa il pazzo furioso, perché poi di solito lui si fida tantissimo di me, ripeto, si può fare tutto, quindi io gliele tagliavo addirittura a pancia in su, che lo sapete che i cani quando si mettono a pancia in su, tutti aperti, spalancati così, è proprio il segno che sono più comfortable della vita, perché ovviamente espongono tutta la parte, diciamo, sensibile, no, del corpo, quindi tutti gli organi, eccetera, e vuol dire appunto che sono molto a loro agio. Disastro, neanche più quello, quindi adesso è lì che non sa cosa sta per succedere, ma lo dovrà capire perché lo devo fare, cioè qualcuno deve pur farlo. Allora, bravo Sali, se fai il bravo c'è questo per te, altrimenti purtroppo no. Taglia unghiette, io siamo questo, cioè io mi trovo bene a usare questo. Bravo, bravo, vita mia. Proviamo a tagliare le unghiettine al signor Ami, ecco qua, guardate come si contorce. Ecco qua, questa è la prova. Allora, proviamo da così. È un po' più difficile perché mamma non riesce a vedere, ma dobbiamo farcela. Puoi mettersi giù? Bravissimo! Un'unghietta è stata tagliata! Bravo! Guardate, la prima unghietta è stata tagliata! Se n'è già andato! Bravo, provi in su. Bravo. Mandate suggerimenti, grazie. Comunque nel frattempo il signor fidanzato ha preso i biglietti per il cinema domani. Non al mio cinema preferito perché c'erano troppo tardi gli orari. Il cane del vicino, l'avete sentito? Ma andiamo a Home
Onde? Allora, ha fatto un casino per farsi tagliare le unghie. Ce l'abbiamo praticamente fatta a tutte quante, tranne quelle dei piedini, che magari ci provo stasera, perché così non lo stresso troppo, perché poi sennò è peggio. E adesso guardate, tutto steso così a farsi tagliare il pelo, anche con questo qua elettrico. Se io l'accendo, lui non vede l'ora. Guardate, non vede l'ora di essere tosato. Non ho paura. Guardate come sembra meno pazzo. È un po' sistemato. Guarda quanto pelo ti ha tolto mamma. C'è tantissimo. Poi bisogna stare lì a rifinirlo. Adesso lo pettiniamo così sembra meno pazzo. Però già guardate, non ha più il pelo lì intorno alle zampine. Gli ha lasciato mamma la criniera. Così sembra ancora un leoncino. Io bellissimo signor principe. Adesso andiamo. Andiamo a fare la passeggiata. Perché amore, fanno già meno 7 gradi. Io non ti vorrei dire, sono le 6:30. Anche perché dopo mi aspetta il muovere il materasso e mettere sotto la coperta che ho lavato, perché ho cambiato le lenzuola. Non so se voi siete team tipo quando parto e lascio casa la lascio tutta bella, pulita, sistemata, così quando torno trovo tutto già fatto, o siete di quelli che poi quando tornano fanno tutte queste cose, quindi lavano, puliscono ogni piccolo centimetro e poi cambiano le lenzuola. Io sono team A, quindi la prima opzione che vi ho detto. Infatti lunedì poi quando porto Ami da Rosalba, perché starà con lei, io pulirò tutta casa, così non c'è Ami in giro, non lo devo far stare fermo sul divano, non mi fa le impronte. E adesso usciamo fuori, mi porto anche la macchinetta così magari vediamo che situazione c'è fuori. Cioè tutti che mi mandano i video, sta nevicando, tutti, signor fidanzato, guarda da me quanta neve. PS, lui abita un po' più sopra, vicino alle montagnette, quindi ovviamente. E io sono qua tipo, purtroppo non io ragazzi, quindi ora mi tocca uscire. Eccoci qua, siamo appena usciti, Ami è il suo feticcio per le buste di plastica sempre, poi non so chi è che lascia le buste di plastica qua. Ora dovrò probabilmente urlare, perché ogni volta che registro in questo punto, un disagio, quando poi lo edito capisco che non si sente niente. Comunque Ami sembra che stia bene col suo vestitino. Io mi sono messa il mio cappotto, solo che l'acqua si è ghiacciata. Io devo stare attenta anche con Ami, perché con le zampette è pericoloso. Infatti adesso che torno in Italia penso su Amazon comprerò delle scarpette da neve per cani, perché io qua non riesco a trovarle neanche su Kupang. Guardate come gli ho tagliato la codina carina. Ora fa la cacchina, il vestino e ci proviamo a prendere. Però questi giorni con Ami sta facendo un giro corto, perché di solito arrivo almeno fino alla metro che c'è un parco. In questo caso adesso mi faccio il giro qua dietro al palazzo. Praticamente questo è il mio palazzo, questo. Quindi questa è tutta la parte dietro. Tra l'altro mi sono lasciata sotto il pigiama, mi sono messa gli Ugg e questo è il mio outfit per portare a spasso il cane. Poi non ci mettono sotto con queste macchine, che ogni volta è un pericolo costante, non sanno guidare. Quindi per ora non c'è problema. Quando ci sarà la neve, lì sì che sarà un problema. Dovete capire che io per i voli lunghi ho dei traumi. Praticamente ho il terrore di capitare al posto del finestrino. E quando sono venuta qua l'ultima volta che ho preso l'aereo, ovviamente stavo con Ami, e il posto per gli animali lo mettono sempre al finestrino. Quindi nella mia testa il mio pensiero era: oh mio Dio, se devo andare al bagno, perché io sono una di quelle che si alza per andare al bagno 856 volte, poi vai a spiegare ogni volta che devo cambiare posto, lascia il cane lì, porta il cane nel bagno, oddio, trauma, paura. Per fortuna l'altra volta non c'era nessuno vicino a me. Stavolta, ovviamente essendo un volo per le vacanze natalessie, ovviamente il volo è tutto pieno e io sto monitorando, non sto scherzando. In questi mesi, da quando ho preso il biglietto, ogni tanto controllavo e ok. Però queste ultime settimane sto controllando ogni giorno, più volte al giorno, perché proprio ho il trauma. Pensando a questo fatto che l'altra volta io ero al posto del cane, insomma al posto dell'animale, e non c'era nessuno vicino a me, ho pensato: perché non prenderlo anche questa volta, però prendere il posto esterno. Quindi se qualcuno si mette che c'ha il cane, vabbè, bene, sta lì. Però di solito nessuno prende i posti vicino a quelli degli animali. E non vorrei tirarmela, ma questo è il posto che ho selezionato. E come vedete tutti questi sono pieni, bla bla bla. E qui c'è tutta la fila libera. L'altro posto animale, che è questo,
Ovviamente non so se adesso qui c'è un animale, ma questi due se li sono presi. Quindi staremo a vedere se non avremo vicini. Sapere nei commenti se voi siete team posto vicino al finestrino o posto vicino al corridoio. Perché io, sincera, del finestrino poco mi importa. Tra l'altro non è che mi pongo problemi perché io non dormo neanche sull'aereo. Quindi ok, staremo a vedere. Stessa cosa ovviamente ho fatto per il ritorno. Vedremo, sarà una bellissima sorpresa. Video editato. Adesso cosa voglio fare? Voglio provare a fare le pizzette con l'impasto, come facevo un tempo, di yogurt e farina. Non so se avete mai provato. Vengono buonissime. Quindi qua ho i miei yogurt da finire. Ora mi sciacquo questa ciotolina, così la uso. E poi prendiamo anche la farina. Provate a farlo anche voi e poi mi venite a dire se vi piace o meno. Tra l'altro è facilissimo, ho messo anche i miei guantini. Comunque si mette lo yogurt, diciamo che se è greco è meglio, e letteralmente farina, fine. Questo è. Ora, per non aggiungere troppa farina, ho messo l'impasto direttamente così, quindi si sta cuocendo in padella a fuoco molto lento. E sopra ci vado a mettere la passata che ho condito, quindi vado a fare proprio delle pizzettine. Ovviamente in forno vengono meglio, potevo mettere in friggitrice ad aria, certo, però volevo provare nel caso, insomma, non si butta niente, si mangia tutto. Guardate che belline! Metto l'acqua che fa la condensa, così fa vapore e si scioglie tutto dentro. Ovviamente ho abbassato a 2, non anche a 1, perché deve essere super 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 soft, se non si brucia tutto. E qua sto aspettando che parta adesso, ciao Darwin, ultima puntata che guardo in streaming per un po', Scienza versus Occulto. Ovviamente io Occulto per sempre nella vita, mi dispiace. Sto continuando a guardare nel mentre sto cenando con i riso e le verdure che erano avanzate. La mia missione, smaltisci tutto quello che hai in frigo, devo dire che sta andando bene. Vi faccio vedere quello che è rimasto, non c'è tantissimo, perfetto per questi ultimi giorni. Queste sono le pizzettine come stanno venendo. Ora ovviamente poi appena si raffreddano si raffreddano un pochino. Tra poco devo anche finire, fare una pausa dalle pizzettine, perché devo assolutamente andarmi a lavare i capelli. Che lo sapete meglio di me che noi donne abbiamo tutta una programmazione, ci muoviamo in base a quando lavarci i capelli. Quindi se li lavo adesso, poi faccio in tempo a partire, perché dovete sapere che io non amo partire sull'aereo con i capelli puliti perché si sporcano sempre, quindi poi li lavo una volta che atterro, tanto chi me deve vedere sinceramente nessuno, speriamo neanche il vicino di posto che a questo punto spero appunto di non avere. Mi sono appena docciata, cambiata, lavato i capelli, ho fatto la treccina, guardate come sono sistemata, riposata, vabbè. Praticamente mi si è tutta incriccata la spalla, non ho capito se è il modo in cui sto sul divano o il modo in cui dormo. Comunque sto a pezzi. Detto ciò, ho inviato la foto delle pizzettine qua al signor fidanzato e mi ha detto: ma stai facendo una festa senza di me? Perché ne hai fatte così? E io in realtà volevo fare una sorpresa e gliele porto domani, perché sono tanto carina, sono tanto gentile. Quindi mi sono inventata la scusa che avevo un sacco di fame. Mai credibile come cosa, perché io mangio 2 chicchi di roba e poi fine. Quindi vediamo se ci crede appena mi risponde. Comunque il mio programma della serata è come sempre aspettare la lavatrice, perché ormai io donna di casa, donna piena di roba, lavatrice, oh vabbè. E poi devo finire di vedere ciao Darwin. Mi metto a letto, visto che appunto mi fa un po' male a schiena. Ok, con la mia solita lucetta viola, labbra idratate, domani devo assolutamente farmi una maschera perché sento la pelle che comincia a seccarsi e io non ho la pelle secca solitamente. Però devo comprare una bella crema, soprattutto quando tornerò, che sicuramente ci sarà la neve, perché appunto la pelle si secca tantissimo, soprattutto con il vento. Quindi le proveremo tutte. Comunque io e Ami, che è qui, è proprio qui, vi diamo la buonanotte, ci vediamo al video di domani. Ciao!